Ginevra, seppur ci sono state tante difficoltà in questo periodo, tu ugualmente sei riuscita ad allenarti e a giocare, soprattutto hai portato a casa anche tornei molto importanti per questa stagione. Sì, ho fatto anche un passo avanti nella classifica, ero 4-1, ora sono diventata 3-4 e ho vinto il torneo a Jesi. Tanto impegno e soprattutto tanto allenamento settimanale. Sì, mi alleno 5 volte a settimana, più o meno 2 orette, dal lunedì al venerdì. Giulio, anche per te quest'anno è stata una stagione molto molto importante. Sì, veramente molto. Come sono andati i tornei? Prima di tutto ho vinto il campionato regionale Under 10 e poi i tornei tutti gli altri sono andati abbastanza bene. Ecco, praticamente tuo babbo è sempre qui al tennis e quindi è una passione che ti ha inculcato. Sì, esatto. E quante volte a settimana ti alleni, Giulio? Per ora 4. Tra le curiosità del tennis c'è anche il fatto che due sorelle sono impegnate giorno per giorno in campo per quanto riguarda il tennis qui a Tolentino, giusto? Allora, raccontaci un attimino di com'è andata la stagione. È stato un po' difficile perché, per questo Covid, però comunque essendo gemelle potevamo comunque giocare alcuni periodi quando non era ancora tutto chiuso. Sì, poi siamo riuscite anche a giocare insieme quando ancora non si poteva giocare troppo. Appena hanno riaperto i circoli abbiamo subito ricominciato a giocare insieme dei singoli e anche in famiglia con i nostri genitori. Parlavamo prima appunto di due sorelle che praticamente giorno per giorno sono impegnate qui al circolo tennis e c'è anche invece per quanto riguarda i Passerotti, fratello e sorella. Tania, anche per te è una stagione importante. Sì, comunque anche se siamo fratelli, molte volte non andiamo d'accordo, abbiamo cercato ad esempio di fare il doppio misto e è stata comunque la prima esperienza che abbiamo fatto insieme e è andata benissimo perché siamo arrivati primi e appunto nonostante fosse la prima esperienza, però in generale anche le categorie singolari siamo andati piuttosto bene. Alessio, te invece sei l'esempio praticamente di chi ha la volontà e la forza di poter giocare. In pochi anni praticamente hai iniziato a giocare a tennis e ti sei affermato a livelli abbastanza buoni. Sì, io nonostante questo periodo di Covid siamo usciti anche, come hai detto lei, con poche partite, io da 4-1 a 3-4 e dopo un doppio misto come prima esperienza, poi siamo andati molto bene e tutto sommato sì, è una passione il tennis, diciamo, quindi se ti piace giochi, ti diverti, invito a tutti a giocare perché è uno sport veramente bellissimo. Davide, sentire parlare questi ragazzetti che sono qui giorno per giorno, ora per ora, ai campi da tennis è una soddisfazione, soprattutto per te che sei il preparatore atletico di questo circolo. Nonostante questo periodo abbastanza difficile, siamo riusciti anche a distanza, quando c'era proprio il lockdown di febbraio, che eravamo febbraio-marzo, eravamo completamente chiusi tutti quanti a casa, inviavamo a tutti i ragazzi dei programmi da svolgere a casa in modo tale da mantenere sempre, diciamo, la tonicità muscolare, di non avere troppe differenze poi al rientro che aspettavamo con tanta ansia. Fortunatamente hanno eseguito, diciamo, tutte le nostre comande, quindi quando c'è stata la ripresa sono stati bravi loro a riprendere, diciamo, come se nulla era successo, e infatti i risultati di tutti quanti sono, diciamo, la prova che è stato fatto un buon lavoro nonostante questo problema. Marco, si sta per chiudere questo 2020, un anno che anche per il tennis è un anno da dimenticare, soprattutto per le ristrettezze e per il protocollo che sostanzialmente ha dato il minimo per quanto riguarda l'opportunità di allenarsi e di giocarsi qui ai campi. Sì, è stato un anno complicato, anche se poi in realtà il tennis è tutto sommato riuscito ad andare avanti, perché poi è uno sport estremamente sicuro, in 800 metri quadrati si gioca in due, massimo quattro persone, quindi alla fine siamo riusciti ad organizzarci e a proseguire l'attività. È chiaro che anche noi abbiamo fatto molta fatica, ma oltre a noi l'hanno fatta anche i ragazzi molta fatica, perché comunque i protocolli sono rigidi, gli spogliatoi sono chiusi, le mascherine per entrare, mascherine per uscire, il distanziamento sociale, numeri estremamente bassi in campo, però alla fine ci siamo riusciti e poi era un po' quello che ci interessava, cercare di non interrompere completamente l'attività e di dare la possibilità comunque a questi ragazzi di almeno di giocare una, due, tre volte alla settimana, perché
per poter continuare comunque a fare movimento e a fare un minimo di socialità.